Allora, buonasera, questa sera è la serata conclusiva del comitato provinciale e comunale del Nord. Una sera di giugno, come vi ricorderete, sia io che il notaio accanto a me in questa sala abbiamo aperto la campagna elettorale, la quale campagna elettorale per noi è stata impegnativa. Ci siamo dati da fare e il risultato si è visto. Il risultato si è visto, è proprio vero che quando ci si impegna a parlare con il popolo, a parlare con la gente, a dare veramente argomenti seri e non le chiacchiere che dalla parte del sì sono state fatte poi dalla parte sola, perché adesso stanno dicendo ma quelli del no sono stati bravi che si sono organizzati a livello territoriale, mentre invece noi non abbiamo fatto niente, quelli del sì dicono, mentre invece prima dicevano il contrario, dicevano che proprio l'estremo frazionamento nostro avrebbe creato sicuramente dei problemi perché non ci si intendeva, mentre invece ci siamo intesi pure nella eterogeneità. Ovviamente noi non abbiamo avuto nessun contatto con il comitato del no, sia provinciale che comunale, penso, della sinistra. Loro hanno lavorato per conto loro, comunque abbiamo mandato avanti la situazione tale per cui oggi Viterbo ha avuto un 63% di no e un modesto 35% del sì, e quindi è segno che abbiamo raggiunto l'obiettivo. È interessante notare come a Viterbo, in zone che notoriamente sarebbero feudi della sinistra, e come giustamente diceva adesso Marini, ci stanno deputati, senatori, eccetera, quindi persone di grosso calibro, però i loro elettori li hanno abbandonati nell'elezione referendaria. Questo significa che tutto sommato c'è stato uno scollamento. Questo qui è interessante perché sicuramente rappresenta qualcosa di nuovo. Quindi grazie a tutti gli elettori che non sono caduti nel tranello. E come ho detto io in un'altra occasione, il 4 dicembre del 2016 ce lo ricorderemo credo per decenni, e quasi è un secondo 2 giugno 46. Allora vinse la Repubblica, vinse di poco, ci furono delle polemiche, mentre invece questa volta si è vinto chiaro e netto. La Repubblica è stata confermata, diciamo che perché la sua Costituzione è rimasta intatta, e questo è fondamentale. Abbiamo respinto tutti un attacco che ha tutto l'odore di essere stato conquistato. Non è che c'è l'attacco, non l'abbiamo visto. Vabbè, io in passato ci sono stato abituato a parlare in mezzo ai botti, ai fumogeni, alle catenate, eccetera. E la Costituzione quindi è stata difesa, gli italiani quindi praticamente hanno capito il trucco, che mediante questo soft cambiamento da loro ritenuto tale della Costituzione, in pratica si sarebbe ribaltato tutto. Bene, adesso a questo punto passo la parola al notaio Fortini, il quale ci vorrà dire sicuramente che cosa ne pensa del risultato elettorale che abbiamo avuto il 4 dicembre. Il risultato è eccezionale in generale, al di là del fatto del centrodestra o non centrodestra. Eccezionale perché il timore che si aveva tutti è che un bombardamento mediatico per il sì, fatto in termini molto semplici, semplicistici direi, tipo se voti sì cambi tutto, se voti sì si risparmiano non si sa quanti soldi eccetera, sono stati bocciati dall'elettorato, ma sono stati bocciati proprio nel loro contenuto. Cioè, il successo in questi termini veramente inatteso, secondo me è dovuto molto anche, bisogna riconoscerlo, all'errore da un punto di vista elettorale dell'altra parte, che ha pensato che gli italiani fossero facili a essere abbindolati, invece gli italiani non lo sappiamo tutto, tutto si può dire tranne che siano credibili. Hanno subodorato qualcosa che non andava e hanno votato in massa no. Peraltro va detto un'altra cosa, riprendendo il discorso del presidente precedente, l'avvocato, che in realtà il no era estremamente compatto, attenzione, era estremamente compatto nel no e nel perché al no a quella legge, va bene.
Certo, se domani dovessimo vederci per fare una nuova legge costituzionale, si ricomincerebbe forse a litigare o comunque avere tante idee quando sono i soggetti di fronte. Però da un punto di vista di no nei confronti di quella legge, era stato e sono stati tutti molto compatti. Va detto anche un'altra cosa, ho sentito anche alcuni commenti televisivi, una certa arroganza alla fine dà fastidio. Non parlo di arroganza solo nei confronti di chi si presentava per il no ai confronti faccia a faccia, ma anche delle volte anche dalle stesse persone che fanno parte del tuo partito o comunque fanno parte di quella società civile che sempre ha appoggiato il partito del PD, prima del PC e via dicendo. E questo ha dato fastidio secondo me a più di una persona. Gli italiani tutto sommato, in genere certe forme arroganti non mi sono mai piaciute. Devo dire che deve essere una lezione pure per il centrodestra, attenzione. Forme eccessivamente arroganti nei confronti sia degli alleati sia degli avversari, no, alla lunga non pagano bene, quindi questa è una cosa che dovremmo svalutare attentamente. Per il resto io ringrazio, oltre a chi ha votato no e soprattutto a tutti i comitati del no, come ho detto in un comunicato, ringrazio chi ha dato no, perché il secondo successo vero è il numero degli elettori. Si pensava, guardate, noi a una serie di convegni che avevamo fatto avevamo l'impressione, non sempre, che non c'era l'interesse. Io vedevo gente che chiedeva perché, cosa diavolo si vuole, cioè, non sapevo neanche. Alla fine gli italiani si sono informati e hanno deciso in modo consapevole e non inconsapevole e hanno votato in massa. Veramente mai negli ultimi anni si è visto un voto così, cioè, netto, con una percentuale tale di votanti, che veramente dimostra come alla fine gli italiani, quando c'è da votare qualcosa di concreto, continuano a interessarsi e andare a votare. Spero che questo sia anche un modo per cercare di riavvicinare tutti gli italiani indistintamente alla politica, perché la politica, se fatta bene, se fatta da tutti, è una cosa sicuramente positiva, non lo è se si lascia un po' bene. Per il resto io altre cose in modo particolare non ce l'ho da dire. Come procediamo? Bene, allora andiamo in ordine alfabetico. Allegri, Laura Allegrini, dici qualcosa? Niente, sentiamo di ringraziare i viterbesi, gli italiani, ma in particolare i viterbesi, perché sono accorsi in massa con una percentuale più alta della media nazionale in tema di voto, ma anche perché il sì è uscito in una percentuale più alta rispetto alla media nazionale, quindi noi possiamo essere con i nostri comitati assolutamente soddisfatti del risultato provinciale, oltre che ovviamente del risultato nazionale, soprattutto perché è una campagna elettorale per il no che è stata fortemente sbilanciata. È stata sbilanciata mediaticamente, ma è stata anche sbilanciata dal punto di vista finanziario, perché era noto che i comitati del no, perlomeno quelli di centrodestra, non avevano una lira per fare la campagna elettorale. Ha premiato il passaparola, che è stato fatto in maniera attenta, significativa, e ha premiato soprattutto l'aver chiamato alla riflessione sul contenuto gli italiani, cioè non volendo politicizzare estremamente lo scontro. Quindi alla fine chi ha politicizzato lo scontro ci ha poi rimesso politicamente. Questo era logico che fosse così, anche anzi è un mio convincimento che quando il presidente Renzi ha capito che ormai lo scontro era personalizzato, l'ha portato alle estreme conseguenze con la presenza dalle 5 di mattina fino alla mezzanotte in televisione su volo del ministro Boschi, per riuscire poi a dire che il 40% che è uscito dal sì è interamente suo. Quindi questo tenterà di dimostrarlo lui, non lo so, poi vedremo come andrà la crisi e se ci saranno le elezioni, ma insomma questa è tutta una fase, si apre una fase nuova. Ecco, con questo no si apre una fase completamente nuova, che può anche portare a una riforma seria della Costituzione. Voi sapete che io faccio parte di un comitato che è per una costituente che riformi in maniera seria, ponderata la Costituzione. Certamente il lavoro fatto in un anno e mezzo dai padri costituenti,
merita perlomeno una revisione negli stessi termini, sia quanto a qualità delle persone che si mettono al lavoro su questa cosa, sia quanto a sovranità, perché un altro errore è quello di essersi autodefiniti costituenti quando questo non era, e direi che forse il presidente Napolitano gli ha dato l'imprimato di essere costituente, ma gli italiani questa cosa non l'avevano assolutamente percepita, e il risultato ha anche questo significato di dire no, noi non riconosciamo questa legislatura costituente, eventualmente apriremo una fase nuova. Quindi adesso non è il caso di entrare nel merito, però era necessario per noi ringraziare tutti quelli che hanno risposto, anche con le manifestazioni, perché non so, io parlo per esempio per il mio comitato, ha fatto 102 manifestazioni in tutta Italia, un movimento anche nuovo se volete, ma tutti si sono dati da fare da morire e, ripeto, senza mezzi finanziari. E tutte le manifestazioni hanno avuto tanto successo, forse era anche facile perché l'argomento alla fine ha interessato gli italiani. Quindi alla fine di questo voto, io dico la verità, mi sono sentita proprio orgogliosa non di aver vinto una tornata elettorale, ma di essere italiana, perché la sensazione che ho avuto è che il popolo è stato un popolo silenzioso, ponderato, intelligente, capace, attaccato alla propria identità e alla propria costituzione. Bene, grazie Laura. Adesso andiamo per ordine alfabetico, Allegrini, a lei. Giovanni, dici allora. Ciao. Che cosa è successo. Grazie. Laura è stata molto esauriente nella sua esposizione. Il dato sicuramente che ci ha reso tutti più ottimisti in generale è quello della partecipazione al voto. Cioè, ormai eravamo abituati a sfiorare il 50%. Ad andare a votare sempre con poco entusiasmo, e quindi effettivamente l'interesse a questa riforma ha sollecitato gli italiani a ritornare a votare, mi pare queste percentuali circa 25-30 anni fa, insomma ci si arrivava ancora, e poi è stato un decrescere continuamente. Per cui Viterbo e provincia, come è stato detto, è rimasta su percentuali anzi superiore a quelle nazionali, senza entrare nel merito, vi ricordate la composizione del Senato fatta in quella maniera e la legge elettorale collegata alla riforma elettorale gridavano vendetta, perché non era proprio possibile. E negli ultimi giorni abbiamo visto che proprio chi partecipava ai nostri incontri voleva cercare di capire di più, non è stato un voto, è stato un voto anche politico, è inutile che ce lo nascondiamo, però diciamo molto anche partecipativo, convinti di quello che facevano. E effettivamente così, con un colpo, con 48 articoli, perché poi Laura ha adoperato il termine giusto, la Costituzione prevede la revisione, qui è stato stravolto completamente con 47-48 articoli, non chiaro 47 mi pare articoli, è un terzo di quello che avevano fatto in un anno e mezzo i padri costituenti. Quindi diciamo che questa è stata un po' anche la risposta a una violenza che si stava facendo. Quindi adesso il risultato è stato ottenuto, speriamo che si riesca a completare questo ragionamento. Laura non è voluta entrare in quello che sta succedendo in questi giorni, le opzioni sono tante, però ecco, io ritengo che non ci può essere un voto immediato, come qualcuno ha detto, con qualsiasi legge elettorale. Bisogna cercare di dare una risposta più esauriente della proposta fatta da Renzi e Company, e sono convinto insomma che ci sono elementi per poter fare un discorso più accettabile. Grazie Volker. Adesso ricordiamo che appunto lui suggeriva che a Viterbo c'è stato un dato superiore del sì e anche addirittura per la partecipazione. C'è stato un comune che ha fatto il 77%, il comune di Marta, credo che neanche in Sardegna, dove il voto del no è stato più massiccio. È interessante pure vedere questo comune, è interessante anche vedere i comuni che normalmente sono della sinistra, parlo di Canepina, parlo di Tarquinia. Il no ci ha avuto meno della media nazionale, ma comunque un'affermazione. Pure a Canepina del gente ce n'è che tira la volata al sì, ce ne sta. Bene, adesso tocca a Giulio.
Ah, tu scusa, per l'ordine alfabetico. Tutto è stato detto, però il discorso sta parlando con Giovanni Arena, il famoso 20% che noi siamo riusciti a portare nelle urne, ha deciso effettivamente l'esito, perché il 20% su 40 milioni sono 8 milioni di votanti. A quel punto avrebbe vinto il sì, tranquillamente. Infatti stavo dicendo prima della riunione che fermando nei vari seggi ho visto molti giovani votare, cose che non c'erano altre volte, e molti giovani coppie che ha deciso, cioè il voto giovanile è stato quello che praticamente anche i giovani coppie che hanno fatto fino a non votare, perché questo a noi ci ha sorpreso tutti quanti, perché si immaginava, perché noi pensavamo che erano gli anziani che volevano conservare la Costituzione, si era detto i partigiani, no, che parteggiavano per il no, eccetera, quindi tutta gente che c'era 90 anni, mentre invece sono stati ventenni. Questo è un fatto indubbiamente che andrebbe fatto veramente perché i giovani normalmente sono quelle novità, mentre invece hanno capito. Infatti forse l'unica cosa veramente interessante che è stata di questa campagna elettorale è che gli italiani hanno conosciuto la Costituzione. Io ero convinto che parecchia gente non sa manco che cos'è la Costituzione, lo sanno solo quelli che hanno studiato diritto oppure hanno fatto anche le scuole tecniche in cui se ne è parlato, ma uno che ha fatto il liceo classico la Costituzione non sa manco che è. Tu come insegnante naturalmente ti ripeti nei vari anni, insomma, ci però insomma distribuito materiale perlomeno della Costituzione si parla solo dei primi articoli, nessuno sa dell'ordinamento della seconda parte, la seconda, la quinta, il titolo. Bene, Giulio, dici qualche cosa. Parto innanzitutto ringraziando il comitato per l'attività svolta, perché naturalmente è stato un motore della nostra attività. Do un dato, nel Lazio hanno votato no 1.914.397 laziali o romanisti, guarda. Confondiamo. No, milanisti pure, che hanno votato no. Il sì hanno votato nel Lazio 1.108.768, cioè l'abbiamo doppiato. Quindi capite benissimo che questo è anche un dato politico, è un dato politico che dà indicazioni anche ai livelli regionali, dove la regione non ha governato dal centro-sinistra, non ha questa presenza sul territorio. 59 comuni che ha vinto il no nella provincia di Viterbo, ti fa capire che un voto che ormai per quanto riguarda le forze politiche che rappresentano la maggioranza non hanno più quella presa sul territorio. Credo che le discussioni di questi giorni, di quello che sarà il futuro, credo che innanzitutto dobbiamo prendere atto che gli italiani hanno preso delle decisioni importanti, quelle di ritornare a guardare il territorio in maniera diversa da quello che probabilmente ultimamente si stava facendo. Spersonalizzare i territori è stato l'errore più grave che ha fatto Renzi, e che se lo porterà dietro. Io non sono dell'avviso che Renzi si debba far carico di quello che in questo momento del risultato, per il bene di chi. Oggi dobbiamo guardare avanti, si deve guardare a quello che è il risultato elettorale del referendum. Gli italiani vogliono la presenza sul territorio delle istituzioni, vogliono avere una voce in capitolo, la politica deve leggere questo e deve adeguarsi. Molto probabilmente questo adeguamento della politica porterà ad avere un paese molto più democratico di quello che avevamo ultimamente. Grazie. Bene, Daniele, dici un po', se questo fosse stato il risultato di un'elezione regionale, penso che la composizione
diciamo, del consiglio regionale sarebbe stato ben diverso e ci sarebbe stato probabilmente anche un governatore diverso. Che ne pensi? Penso che oltre ai ringraziamenti per i comitati, che magari svilupperò anche fra qualche secondo, con un'attenzione diversa, perché se il centro-sinistra, diciamo così, negli anni è stato molto abituato a fare squadra con l'associazionismo, il mondo sindacale, il mondo dei comitati, il mondo dei girotondi, insomma la politica nell'altra metà campo ha portato avanti un percorso condiviso con le realtà del territorio, e non è una novità questa, soprattutto ovviamente a livello sindacale. Nel campo del centrodestra tutto questo non è stata un'abitudine, una modalità operativa che è tangibile, visibile da quando, insomma, è nato il bipolarismo dagli anni 90 in poi. Credo che almeno sul nostro territorio questa sia stata un'esperienza positiva. La politica, non utilizzando i comitati, cosa ben diversa rispetto a quello che succedeva e che succede dall'altra parte, ma la politica insieme ai comitati, insieme a quella che è non la società civile, ma il mondo delle professioni, il mondo di chi approfondisce i temi, il mondo di chi è in realtà positiva e propositiva del territorio, riesce a fare squadra e riesce ad andare avanti. Mi fa piacere, non per togliermi di Sassolini, perché non è mai il caso di togliersi di Sassolini, però mi fa piacere perché credo sia un esempio calzante e forse simpatico anche da poter portare da ultimo a questo tavolo e alla stampa, che ovviamente ringrazio. Quando dovevamo decidere il titolo sia della di una delle manifestazioni, quella che ho curato personalmente, e poi anche di una partecipazione a Roma a manifestazioni un po' più ampie, ci è venuto spontaneo così immaginare un titolo nemmeno troppo originale, ma era Viterbo dice no al referendum e all'Italicum, poi mettemmo come sottotitolo, e devo dire, come un parlamentare ovviamente del PD, perché purtroppo soltanto questi abbiamo in questa legislatura, su uno dei social network mi disse e mi riprese dicendo: non è Viterbo ma soltanto alcuni viterbesi. Ora, non è questa la sede per dire che è stata la maggioranza dei viterbesi, e non è quello che dirò, ma quello che invece voglio dire è che forse maggior rispetto per quello che è il popolo pensante e votante, forse non solo era consigliabile alla parlamentare in questione, così svelo pure l'identità, o almeno lascio il rischio e l'incertezza al 50%, ma maggiore saggezza nell'affrontare quella che veramente è stato un richiamo di popolo, e che le persone, la gente, gli ambienti non hanno voluto perdere. Io devo dire che Viterbo non solo ha detto no alla riforma costituzionale targata Renzi, Boschi, Verdini, ma ha detto no a tante cose. Ha detto no al populismo di Renzi, perché noi siamo abituati ormai, ci stanno abituando, stanno provando a far passare il messaggio che determinate posizioni, anche quella del no senza mezze misure a questa riforma, era una posizione populista. In realtà qui, se c'è stato uno che ha fatto del populismo, è stato proprio l'ex presidente del Consiglio, il presidente del Consiglio dimessosi nelle ore scorse. Ha utilizzato tutti i temi populistici per cercare di spronare il popolo a votare una riforma che non solo abbiamo definito inutile, ma anche e soprattutto dannosa per la democrazia di questo paese. Bene, dicevano tutti coloro che mi hanno anticipato in queste osservazioni di fine campagna referendaria, che è stato un voto politico, è stato un voto sulla riforma, è stato un voto del territorio, e quindi è stato un voto negativo rispetto agli annunci del presidente Zingaretti. Ringrazio Giulio anche per aver portato i numeri di una disfatta, perché questa forse l'abbiamo sottolineato troppo poco in queste giornate. Ringrazio anche la proposizione di questa conferenza stampa, perché l'abbiamo detto poco, è stata una disfatta totale.
per il governatore della regione Lazio, che vi assicuro con gli assessori nell'ultimo mese e mezzo ne hanno fatte di tutti i colori, ne hanno fatte di tutti i colori per convincere chiunque passasse per il loro percorso, ma anche vicino rispetto a temi che ovviamente sono stati solo di propaganda e mai di concetto. Abbiamo visto un presidente venire sul nostro territorio nell'ultimo mese, soprattutto in zona ASL, così tanto per non dire di più, a più riprese. Abbiamo visto ministri prendere parte ad iniziative apparentemente super partes e che invece poi hanno posto con forza la posizione dei sì. Abbiamo visto il rettore dell'università che ha dovuto ospitare, io l'ho compreso e non ho criticato, però non c'è dubbio che fare iniziative con lo sfondo della Costituzione, con ministri parlamentari soltanto di una parte politica, ovviamente la dicono lunga su quello che è stato quell'impatto forte e militare quasi che c'è stato sul territorio. È stato il no a tanti rappresentanti del territorio, a tanti sindaci, a tante amministrazioni di centro-sinistra, a partire dal sindaco Michelini, dove vorrei ricordare il risultato che si avvicina al 65% sul comune di Viterbo, credo che la dica molto lunga anche sul gradimento, sull'indice di gradimento del sindaco Michelini. Io, vedete, no, insomma, siamo abituati anche a fare valutazioni di grandissima autocritica, quindi faremmo un errore, no, banale anche se pensassimo che quel 65% sia schierato o abbia la bandiera del centrodestra, quindi è evidente che è un dato composito, ma è ancor più evidente, diceva bene Laura prima, che se a Viterbo e nella provincia di Viterbo abbiamo un 5-6% in più rispetto al dato nazionale, io credo fortemente che sia un dato che viene spostato in quella direzione dal centrodestra di questo. Quindi direi all'80-90% è quello del centrodestra. Di questo territorio. E questo non solo perché storicamente la nostra città ha anche assunto posizioni importanti rispetto al sostegno e a una forte presenza di elettorato di centrodestra, ma voglio dire anche perché il centrodestra di questo territorio è sceso in campo, ci ha messo la faccia. Le tante iniziative non è che dice vabbè, è come quando nel gioco del calcio il portiere avversario fa più di una bella parata, ma il portiere fa parte di quella squadra, e qui c'è stata una bella squadra che è scesa in campo, che non si è sentita intimorita da nessuno, non si è sentita intimorita dalla stampa a livello nazionale, anche quando, lo voglio dire senza girarci intorno, anche quando il presidente del Consiglio dei Ministri riuscì a far cacciare un direttore di un giornale d'opposizione, cose mai viste in una repubblica democratica. Una squadra che ci ha messo la faccia, non solo non volendo sentirsi in alcun modo intimorita, ma anche con l'orgoglio di sentirsi parte di una battaglia importante, di una battaglia decisiva per il paese, e di una battaglia che, lo voglio dire, anche consentito che tutti quanti ci aiutassimo in maniera gioiosa, in maniera vivace, perché questo è stato anche il no della concordia per quello che è l'esperienza del centrodestra di questo territorio. Tutti quanti ci siamo aiutati per il piacere di aiutarci, di sostenere le iniziative altrui senza mai piccole invidie, senza mai piccoli elementi, diciamo, campanilistici per il proprio movimento, in una fase in cui il centrodestra è suddiviso politicamente in più di una realtà partitica, movimentistica. La politica tutta quanta, insieme ai movimenti, hanno portato avanti iniziative e una battaglia di referendaria seria, coerente con i percorsi di ciascuno, una battaglia di disponibilità nell'affrontare nel merito la riforma costituzionale. Io credo che di tutto questo sia da dare atto, da prenderne atto in questa fase, anche nell'auspicio, come credo tutti quanti abbiamo fatto nelle ore subito immediatamente successive ai risultati elettorali referendari,
di auspicio affinché a livello nazionale, e qui dipenderà un pochino da noi, ma soprattutto a livello locale, dove dipende parecchio da noi, il centrodestra abbia la consapevolezza e la maturità politica anche di riuscire a fare sintesi sin da subito nei confronti anche del prossimo anno e mezzo, insomma anno e mezzo che sarà caratterizzato da tante sfide importanti. Quindi un ringraziamento rinnovato ai comitati che ci hanno sostenuto e hanno sostenuto questo percorso referendario, alla stampa, ai presenti, però non lo dico, se no c'è sempre il conflitto di interessi matrimoniale, alle Antonella, tutti meno uno. Alle Antonella presenti due, questa sera, al consigliere Bocciani, a tutti gli amici che hanno sostenuto con i comitati le iniziative sia dei comitati sia dei partiti e dei movimenti che insieme, lo voglio ribadire, hanno preso parte a questa battaglia referendaria. Sì, Daniele, dunque adesso ci avviamo a concludere, però prima, a parte il ringraziamento alla stampa che ci ha supportato, soprattutto pubblicando quotidianamente notizie che riguardavano le ragioni del no, hanno sicuramente tolto i dubbi a chi l'aveva, hanno rafforzato sicuramente tanti a votare no. Ma aspetto qualche domanda, se ce l'avete, per Ricca, Galeotti. Diciamo che la domanda più ovvia e scontata è questo no come viene capitalizzato, perché è vero. Lei intanto già ha detto che dovendo decidere una legge, diciamo, prossima, già tante idee verrebbero in campo secondo quanti partiti ci sono, questo già dà un'idea di quello che può essere domani, ma io ero più interessato però a quello che potrà succedere da adesso in poi a Viterbo e in modo particolare il capoluogo per le prossime elezioni, insomma. Come pensate di capitalizzare questo risultato? Io dovendo immaginare domani un ritorno alle urne, immagino almeno una quindicina dei candidati nel centrodestra. Mi sono tenuto basso. Ti sei tenuto basso. Non volevo. E quindi no, ciao, insomma. Va bene, no. La serata di stasera non è per i sviluppi futuri che ci dovranno essere, la situazione del centrodestra è sicuramente molto variegata, però noi abbiamo imparato dalla sinistra qualche cosa, dalla sinistra non ci abbiamo imparato niente, però una cosa l'abbiamo imparata, quella da fare lobby quando si tratta da fare qualche cosa che è utile, perché la sinistra da sempre è divisa, perché è inutile a dire, ma quando si tratta sotto elezioni o da mandare avanti qualche cosa sono compatti. Noi in passato non abbiamo dato quest'idea, invece nell'occasione del referendum invece abbiamo dimostrato nelle nostre diversità di essere uniti e di fare appunto questa parola che sembra tanto brutta, ma per me no, il lobbying, cioè fare squadra, e quindi questo ha funzionato, quindi questo servirà probabilmente anche in futuro, fermo rimanendo quello che è. Quindi Ferlicca, purtroppo io non ti posso rispondere, e credo nessuno forse di noi, su quello che sarà capitalizzato questo no. Io penso, vabbè, che se no facciamo fra un anno e mezzo quando ci voterà, e no, facciamo un altro referendum, in modo che sicuramente noi vincerà, invece di fare il comune ci sentiamo un altro referendum, però dico subito un anno e mezzo ci sarebbe da discutere, bisogna vedere tutte le cose come vanno, però dico, quando ci dovesse essere la necessità di averci un'idea comune, andiamo avanti come il no ci ha detto. Io ho due cose veloci. Vabbè, due cose veloci. Innanzitutto, la Costituzione è chiaro che dovrà essere riguardata, perché è vecchia, quindi c'ha dei punti che vanno ripresi, e chiedevo come e quando. Poi altra domanda veloce. Un Renzi che dice che se ne va e poi in effetti ha perduto e se ne va, cioè come l'avete visto voi come politici, un uomo di sinistra che mantiene quello che dice? Allora, riguardo la Costituzione, due parole. Dunque, che cosa è successo? Che questo dibattito che c'è stato, che è durato 6 mesi, anzi forse di più, perché la legge, il disegno di legge era ad aprile, però se ne parlava già da un anno fa, però è servito per sceverare
tutte le problematiche che ci possono essere in una riforma costituzionale, perché sia la riforma che venne fatta nel 2001, sia quella che è stata tentata nel 2006, poi non ne parliamo, questa, sono state fatte con una certa, diciamo così, leggerezza, superficialità, eccetera. Questa volta, mentre invece il dibattito referendario ha messo a nudo veramente quali sono gli esatti problemi, quindi ecco, forse dalle macerie del referendum vengono, che possiamo dire, anche macerie di spesa che c'è stata, pensate il fermo politico amministrativo che c'è stato in Italia da qualche mese, però è servito per studiare la Costituzione, infatti in parecchi dibattiti ai quali abbiamo tutti avuto occasione di sentire, si è cioè sono stati tirati fuori dei problemi che sicuramente nel Parlamento nessuno ci aveva pensato, ecco, questo è importante. Per quanto riguarda poi le promesse di Renzi, che dobbiamo dire, Renzi non ne ha mantenuta una, è un bugiardo seriale, quindi non so che cosa farà, sicuramente anche se dovesse restare in piedi, nel senso che viene rincaricato, credo che quella superbia la debba perdere, perché io penso che alcuni punti del no stanno pure come castigo. Proprio bene, è stato un ottimo sostenitore del no, secondo me. Non se ne è reso conto, sì, ma non ce ne siamo resi conto neanche noi. Ma quella campagna elettorale ha dato un colpo decisivo per chi poi voleva il sì. Io dico tre cose, una banalissima, chiaramente io sono l'ultimo a poter valutare se e in che maniera le forze del no si riuniranno. Però io, per quel che riguarda il mio comitato, io ho parlato a tutte le persone senza chiedere minimamente da quale partito erano stati indicati e ho visto sempre un'unione di intenti fra tutti quanti. Per cui io ritengo che si può fare molto da questo punto di vista. Cioè sicuramente, se si trovano punti comuni, diciamo, si può fare molto. Primo. Secondo. Il discorso della Costituzione, io userei un termine che va di moda negli ambienti automobilistici, con un restyling, cioè bisogna dare una sistemata a alcuni punti per cercare di ottenere quello che loro dicevano, poi c'erano altri obiettivi, ma loro dicevano di voler fare, e cioè un risparmio più consistente, e non c'è bisogno di ridurre i senatori a un terzo, perché molto risparmio si può fare operando anche sui regolamenti del Parlamento, operando sull'organizzazione del Parlamento. Due, una velocizzazione senza però perdere di qualità delle leggi. Qui l'ho detto in alcuni convegni, secondo me il problema è anche a monte. Quando una legge arriva sul tavolo del governo o dei vari parlamentari, che è scritta malissimo, in una maniera indegna, poi inutile la militanza delle volte costituzionali, dichiara che è incostituzionale, il lavoro già va molto a rilento, perché questi passaggi da una Camera all'altra non sono dovuti a chissà quale combine, eccetera, ma sono dovuti proprio a sistemare la legge. Se la legge partisse con un livello di contenuto, calcolando di quelli che sono gli effetti e l'interazione con altre norme, oltre in italiano decente, molti di queste lentezze dal punto di vista di approvazione non ci sarebbero. Ultima cosa, quando ho sentito Renzi, forse uno dei primi discorsi abbastanza sinceri, ho pensato alla mossa del sacrificio nello scacco, nei scacchi, non so chi volta gioca a scacchi o ha giocato a scacchi. Il sacrificio vuol dire rinunciare a un elemento anche nella scacchiera, poi su una fiera, un cavallo, fino anche una torre, per acquisire una posizione generale nell'ambito della scacchiera più dominata. È chiaro che è una mossa estremamente rischiosa, perché si rischia, perdendo quella pedina, quella alfiere e cavallo, di perdere la partita. Per cui però la persona è molto giovane. Non capisco, mi sarei atteso che si fosse fatto indietro non solo dalla carica di Presidente del Consiglio, ma anche da altri, diciamo in generale anche dalla carica di segretario o comunque di leader del suo partito, per ritornare in un momento successivo, quasi a dire avete visto, avete voluto fare senza di me, eccomi qua, perché se non ci sono io sono dolori per voi. Basta. Grazie. No, io però volevo rispondere a te. No, io volevo dire che
Cioè, per questo abbiamo pure più di un presidente del Consiglio adesso nel centrodestra come candidato, quindi io credo che vada di pari passo, no? Dopo la scomposizione naturalmente c'è la ricomposizione politica e questo è legato alla sconfitta. Dopo ogni sconfitta c'è sempre la scomposizione politica, quindi ci sarà la ricomposizione, quali saranno i modi e i termini, questo ce lo dice il tempo. E noi non è che siamo una monade, a Viterbo facciamo parte, sì, siamo di centrodestra, ma siamo un centrodestra come c'è un centrodestra in Italia. Del resto la sinistra anche a Viterbo non è che sta meglio del centrodestra, se vogliamo dire. Anzi, attribuiamo qualche punto percentuale del nostro 60% anche a quelli che hanno sostenuto un sindaco e poi non hanno sostenuto il sì, hanno sostenuto il presidente Zingaretti e non hanno sostenuto poi il sì. Quindi quello che è il dato da cogliere è la nostra grande capacità di collaborazione, di cui sicuramente i presidenti dei comitati che ringraziamo sono stati veramente, come posso dire, gli enzimi, i catalizzatori, perché hanno dato un rinnovamento, una spinta anche alla, diciamo, alla compagine di Viterbese. Ci sono domande da parte di qualcuno del pubblico? Nessuno? Tutto bene. Allora adesso restate qui che facciamo portare un paio di bottiglie del prosecco e andiamo. Grazie a tutti allora. Buonasera.